Ci troviamo a Palazzo Menghini di Castiglione delle Stiviere, dove questa sera il Club Automoto Storica Castiglionese ha organizzato una serata culturale davvero molto interessante. L'ospite della serata sarà l'ex pilota di Formula 1 Arturo Merzario, che ci racconterà la sua vita e le sue corse. Presidente Panigali, una serata culturale davvero molto interessante, questa sera con un ospite particolarissimo. Eh sì, un ospite unico, direi unico, Arturo Merzario, un personaggio meraviglioso. Ho avuto l'opportunità di rimanere con lui mezz'oretta prima dell'inizio adesso della serata culturale ed è veramente un fiume di energia, ha una memoria formidabile, è veramente una persona non ha fine, è una cosa incredibile e ha 70 anni. Quindi un grande prestigio per il CAMSC averlo qua questa sera ospite. E insomma, noi siamo molto lusingati della sua partecipazione, perché è un personaggio che non è che si presti a sempre, dappertutto e a chiunque, perché anche lui ha il suo carattere e ha ovviamente le sue preferenze. Però con noi ha avuto subito un ottimo rapporto. La prima cosa che mi ha detto Presidente, dammi del tu, se no non parlarmi. Di conseguenza abbiamo avuto subito un approccio molto positivo. Sicuramente la serata che intratterrà sarà molto molto interessante. Ho visto tantissimi partecipanti e questo per noi è una grande gratificazione. Tanti partecipanti anche a Memorial Morandi, quinta edizione che si è appena svolta. Beh sì, quest'anno abbiamo, come già detto, fatto un altro gradino in su verso veramente la grande qualità di autovetture, grande qualità di amici, di partecipanti. Pensate che abbiamo dovuto dire di no a 9 equipaggi, perché abbiamo il limite dei 40 autovetture, abbiamo dovuto dire di no per sfortuna a 9 equipaggi, che sicuramente vedremo l'anno prossimo di farli rientrare nei 40 proprio per dargli l'opportunità anche a loro di venire alla nostra manifestazione, che sta diventando veramente un must. Cioè, la gente ne parla, gli addetti ai lavori ne parlano, i partecipanti ne parlano. Ho ricevuto delle mail veramente che mi hanno anche emozionato dalla gratitudine che ci hanno espresso per la nostra manifestazione. Dunque, grande, grande successo e ci stiamo già preparando per il 2014. Per la sesta edizione. Per la sesta edizione, esatto.
Arturo Merzario, è un piacere averla qua oggi a Castiglione delle Stiviere. Intanto inizierei... Allora le do del tu. Arturo, bravo, benvenuto a Inculturando. Un saluto ai nostri telespettatori, così iniziamo subito. Un saluto a tutti, Come nasce la tua passione per l'automobilismo e per le corse? Con i motorini, allora le motociclette erano dei motorini, per poi passare alle automobili, e da lì è stato tutto uno fino a oggi. Cioè bisogna riassumere così, altrimenti effettivamente ci vuole veramente 3 mesi a raccontare la storia. È iniziato tutto col turismo? No, io ho iniziato col Gran Turismo, esatto, con la Giulietta Spider Veloce 1003, per cui era un GT, era un 1003 GT nel 14 ottobre del 1962, per cui sono 51 anni che corro in macchina. Com'è stata questa prima esperienza col Gran Turismo? Beh, è stata valida, in quanto nonostante la macchina non fosse una vettura altamente competitiva, non era una macchina da corsa come le Giulietta SZ, allora c'era la Giulietta SZ, le Fulvia Zagato, era una Giulietta per andare in vacanza, diciamo così tra virgolette, e su un lotto di 38-40 partecipanti arrivai ottavo, per cui con una macchina non altamente competitiva e non corsaiola, fare l'ottavo posto è già stato significativo, è stato, diciamo, il là di poi il proseguio di una certa carriera. Esatto, quindi una grande soddisfazione iniziare così. Certo, certo, certo. Ci sono stato poi le Turismo, perché l'anno dopo nel 63 corsi con un GT ancora, con la Giulietta Zagato Saponetta, feci il campionato, ma durante la stagione Carlo Abarth, con la sua invenzione della Sync Abarth 1003, ci girava attorno su qualsiasi pista, per cui la vettura che era nata corsaiola dall'Alfa Romeo, era il fiore all'occhiello per l'Alfa Romeo, per i clienti Alfa Romeo, non era più competitiva. Di conseguenza nel 1964 feci un passo indietro, dalle GT passai al Turismo e cominciai a correre con la 1000 Abarth TC, che praticamente era una forma della 600, una carrozzeria 600 modificata eccetera eccetera, fino al 1967, dopodiché cominciai con le Sport, prototipi eccetera eccetera eccetera, e poi arrivare alle Ferrari. Per poi arrivare a Ferrari nel 1969 approdai alla Ferrari, per cui già feci scalpore allora, in quanto io in Ferrari arrivai a 24 anni, dove a quell'epoca già arrivare nelle corse importanti bisogna avere oltre i 30 anni. Essere accasato non solo alla Ferrari ma anche all'Alfa Romeo, alla Lotus, piuttosto che bisogna avere minimo 37-38 anni. Ecco perché la nomea del Manuel Fangio, che vinse i campionati del mondo a oltre 40 anni, perché allora per arrivare alla massima formula di espressione per le corse bisognava avere circa 40 anni, perché io 24 anni approdando in Ferrari, non ti dico le critiche che il vecchio Marinello si è tirato presso, perché la nomea era che lui mandava allo sbaraglio un ragazzino, non ti dico poi tutta la polemica eccetera eccetera. Gelosia più che altro? No, era proprio, non era questione di gelosia, erano proprio polemiche, perché se poi mi fosse successo qualcosa di male, per cui non aveva testa, cioè era considerato come un pessimo padre di famiglia, diciamolo così. E a proposito appunto di fatti un po' negativi, vorrei sottolineare una cosa importante, che si è parlato sempre di corse, ma vorrei sottolineare il tuo altruismo, cioè il fatto che hai salvato Niki Lauda. E su questo preferirei... No, vorrei sottolineare più che altro l'altruismo, cioè il fatto che non sia solamente una gara ma che ci sia amicizia. È stato un evento di vita, per cui successo. Vorrei farti finito. Complimenti. Grazie, molto cortese, brava. Per il futuro? Per il futuro ce n'è di futuro, ancora 30 anni di vita. Si corre sempre? Sempre, io ho corso anche domenica scorsa, mi sono pure inzuccato, nel senso che sono andato a muro e ho due costole incrinate e lo sterno pure. Per cui sono qui dolorante, ma fa parte della mia vita, io correrò finché potrò, correrò sempre, nel bene e nel male, con le macchine competitive o non competitive, fin quando io mi diverto a correre. Questo è molto bello, il divertimento è la base di tutto. Questa è la base,
e bisogna poi sempre far prevalere il buon senso. Poi se è chiaro il mestiere, la tipologia dello sport è quello che è, se dovesse poi succedere, che sicuramente succederà fra 30 anni, fa parte. Facile il corna, Arturo. Ma no, fra 30 anni ne ho 101, scusa, è giusto. Ma cosa vuol dire? A proposito di sicurezza in campo di Formula 1 attuale di oggi, un parere? Ma oggigiorno c'è talmente tanta sicurezza che fin quando uno non ha terminato le pagine del diario, come dico io, è impossibile che succeda qualcosa, perché è stato fatto molto dalla nostra epoca al giorno d'oggi, anzi oserei dire fin troppo esagerato, perché tra la sicurezza dei mezzi meccanici, che allora non esisteva, la sicurezza delle piste, la sicurezza dei soccorsi, cioè tutto un insieme di cose, effettivamente di rischi ce ne sono ben pochi, se non che è proprio segnato nel grande libro che uno deve farsi male. Nel destino, diciamo. Nel destino, come vuoi. E per tutti quei ragazzi che si volessero avvicinare a questo sport, con tutta la tua esperienza, che cosa consiglieresti loro? Di farlo subito, tralasciare le discoteche, tralasciare le droghe, tralasciare il bere, tutto. Avvicinarsi a uno sport vuol dire proseguire nella vita, crescere con qualcosa di serio, con delle mete, con degli obiettivi, al di là che poi uno le raggiunga o no al massimo livello, ma che comunque si dedichi allo sport, qualsiasi esso sia, al massimo si rompe una gamba. Grazie per essere stato con noi, è stato un piacere intervistare un grande campione. Grazie. Attilio, ma chi è Arturo Merzario? Beh, diciamo che è un grande pilota italiano che ha gareggiato per molti anni, gareggia tuttora, anzi lui ci tiene a dire che gareggia tuttora. È pilota a tutti gli effetti, e ha vinto con diversi tipi di vettura, ha vinto su strada e ha vinto in pista. Probabilmente non ha raccolto grandi risultati in Formula 1 come forse meritava, perché è capitato alla Ferrari nel momento in cui era giovane, ma la Ferrari in quel momento non andava. È venuto via la Ferrari, l'ha sostituito Lauda e poi la Ferrari ha cominciato ad andare, ma sono i destini della vita. Però è stato un grande pilota, veramente. È anche un pilota molto umile e col vero spirito sportivo, appunto citavi Niki Lauda e appunto il gesto che ha compiuto è davvero memorabile. Allora sì, questa sera nel nostro Senato ho portato due esempi, due paralleli. Lui ha vinto due targhe Florio, come le ha vinte Tazio Nuvolari 40 anni dopo. E 40 anni dopo circa si è reso protagonista sulla pista del Nürburgring in Germania, di un gesto. Se Nuvolari si è distinto per un grande gesto sportivo che è rimasto negli annali, Arturo Merzario si è distinto per un grande gesto di coraggio, di umanità, perché di fatto ha salvato la vita a Lauda, che l'ha estratto dalla Ferrari in fiamme. Ecco, questo è un momento importante, penso, da ricordare. Lui non ama dirlo, ma è veramente un momento importante della sua vita di sportivo e di uomo. Lauda was trapped in a ball of flame. It wasn't until his old adversary Arturo Merzario arrived on the scene and undid Lauda's belt that he was freed from the wreckage. He'd been breathing fumes for nearly a minute.